giorno di mio nonno era brigante, come la fine del rocco e il campo, e sulla testa mozza che pianto, sopra i libri di storia hanno stampato, un pane di chi merda e da fuori, per questo gli tagliarono i coglioni, per lui la questione meridionale non è stata davvero un buon affare. Il nonno di mio padre non aveva nemmeno terra dove lavorare, allora lui decise di occupare un po' di terra in colpa dell'arneo. Iniziò dopo la cameretta, mi fece a pezzi la sua bicicletta, per lui la questione meridionale non è stata davvero un buon affare. Disoccupato e morto di fame, un giorno fu preso a lavorare nel tavoliere come stagionale, non sapeva che si era scioperato, per questo si trovò morto ammazzato, per lui la questione meridionale non è stata davvero un buon affare. Mio padre infine è stato un emigrante, io dico è stato perché non c'è più, ora non voglio ricordare come fu, a voi non interessa, a me fa male, non so neppure dove si è perdito, perché non scrisse più dopo partito, per lui la questione meridionale non è stata davvero un buon affare. Un professore che ha studiato ancora la questione, nel mezzogiorno in breve è diventato un grosso personaggio, un deputato, lui dirige enti, corse e scuole d'arte, e aiuta noi quattrini da ogni parte, per lui la questione meridionale è stata certamente un buon affare, per lui la questione meridionale è stata certamente